Ciao ragazzi, oggi volevo presentarvi la nuova Toyota Supra A90. L'iconica sportiva giapponese è stata parzialmente svelata al Goodwood Festival of Speed e Toyota ha sviluppato questo progetto con BMW. Così la Supra è equipaggiata con diversi tipi di motore. Abbiamo l'entry level, un 2 litri da 248 cavalli, oppure il 3 litri V6 turbo da 335 cavalli e 500 Nm di coppia. Alla trazione posteriore un cambio automatico doppia frizione. Sì, insomma, tutte le carte in regola per essere un'ottima sportiva come lo è sempre stata. Il V6 turbo copre lo 0-100 in 4.5 secondi e si prevede un prezzo di base di $63.500. Ora abbiamo snocciolato un po' di numeri per capirci meglio e per capire soprattutto l'indole di questa sportiva senza tempo. Però andrei subito al punto. È davvero la Supra? Più la guardo e più non riesco davvero a capire perché si sia sviluppata un'auto di questo genere, con questa linea e soprattutto in collaborazione con BMW. La Supra è un'icona delle auto sportive senza avere un costo esagerato. È stata reinterpretata in milioni di maniere, è stata protagonista di tantissimi film che sono passati alla storia del cinema e hanno avvicinato milioni di appassionati alle JDM, alle auto del mercato domestico giapponese. Non riesco a trovare un filo conduttore da quello che è ed è sempre stata la Supra a questa. Sinceramente la trovo una forzatura, poiché il marchio Supra funziona, ha sempre funzionato e indubbiamente tecnicamente sarà ineccepibile, sarà perfetta, funzionerà alla grande. Poi la collaborazione con BMW è un'ulteriore garanzia per questo modello, però secondo me non avrà il successo che ha avuto la Supra che tutti conosciamo. Non credo sarà un successo esagerato, perché appunto tutti gli appassionati hanno ben presente quale sia la Supra e di certo questa non lo è.